Ragazze e bellezze, ben ritrovate qui, benvenute. Oggi sono andata da Cadiz e ho fatto un po' di danni, un po' di shopping. Praticamente ero andata per prendermi questo colore per il semipermanente di Astra perché mi volevo cambiare il colore delle unghie e volevo fare sul celeste, blu, cose del genere, però il blu che ho io mi sembra un po' troppo scuro. E mi ero ricordata che Astra avesse un colore un po' più chiaro, quindi sono andata per questo. Però quando vai non prendi solo una cosa, e prendi anche altre cose. Allora, in promozione c'erano questi gel doccia della Compagnia delle Indie, gel doccia profumati che ti rimane il profumo praticamente sulla pelle. Io ho preso il numero 11 con orchidea e legno di cedro. Guardate che packaging c'hanno questi bagno doccia. Cioè, raga, roba da matti. Bellissimo, bellissimo. Sono tre o quattro tipologie. Io ne avevo sniffato un altro perché c'erano aperti, nel senso che avevano come tester. Ma mi hanno tirato solo questi due. E il secondo che mi ha tirato è il numero 19. Con mughetto e muschi bianchi, guardate che bello, stupendo. Per 1,49 euro sono 250 ml di prodotto. È un prodotto abbastanza, direi, pulito, 100% italiano. Fa piacere che si può acquistare anche prodotti italiani. Poi in offerta, proprio una sciocchezza, 70 centesimi, qualcosa del genere. C'era il balsamo ristrutturante per capelli sfibrati, trattanti e secchi. C'era anche shampoo, tutto quanto. Io mi sono preso e con cheratina mi sono preso uno. Non mi ricordavo se avevo ancora in casa di scorta i balsami e mi sono preso questo. Poi in idea di viaggi di quelli corti, tipo fine settimana, perché siccome mio marito ha un po' di ferie questo mese, ma non potremo andare stare più giorni perché io sono in attesa di andare a fare un intervento e non mi posso spostare, cioè nel senso non posso starci troppo fuori. Perciò per un weekend ho detto se mi devo truccare o tutto quanto non mi porto di nuovo tutto il ramadan di cose, e per struccarmi mi sono prese queste salviette, anche se io non mi strucco in genere con le salviette, ma per cose urgenti, così di un giorno o due, ho preso dalla Fria queste salviette struccanti nutrienti con l'acqua micellare, estratto di acqua di rose e estratto di camomilla per tutte le tipologie di pelle. Erano lì all'ingresso, quasi alla cassa. Mi sono preso un pacchetto, è proprio quel pacchetto slim di 8 pezzi, 8 salviette, giusto per un weekend. E poi, sempre per questa idea di viaggi di quelli brevi, della Clinians ho trovato questo gel detergente maschera illuminante, ce la puoi tenere anche come maschera. Se lo usi come il gel, lavi e sciacqui, metti, lavi e sciacqui. Se lo vuoi come maschera, la tieni in posa 5-10 minuti con vitamina C e AHA Complex. Io ho già usato questo prodotto e mi è piaciuto, mi ricordo, ma l'avevo usato in formato grande. Questo prodotto lo trovate negli stand dove sono i prodotti da viaggio, quelli formato viaggio 50, 30, 40 ml. Ecco, questo si può portare anche sull'aereo a 50 ml e costa poco. Poi, sempre dalle casse era uno stand molto carino, mi è piaciuto molto il concept e mi piace anche il concept del prodotto. Se il prodotto otterrà l'ok, verrà anche in formato grande perché ho chiesto la commessa. Hanno messo uno stand con queste piccole scatolette che dentro ci sono delle fiale. Con prodotto con un siero da provare, nel senso che se la clientela e tutto quel stand si venderà e è stato un prodotto buono, l'azienda manda in negozio
formato grande del siero. Siero ce n'è di varie tipologie. Io ho scelto due tipi, ma credo che fossero tipo 6 o 7, quindi anche le pelli mature possono attivare, cioè per qualsiasi tipologia di problema avete voi. Io sono mi sono presa solo due perché sono piena di sieri in casa. Io volevo provare questo Sebo Control con niacinamide, che è un siero che purifica, che riduce la secrezione di sebum, opacizza e mantiene naturale l'equilibrio idrolipidico. Adesso potete dire: ma qui tu non hai la pelle impura, brufoli. No, non è detto che la questione del sebo è solo sulla pelle con brufoli, è anche sulla tipologia di pelle diversa. Io ad esempio ho la pelle mista grassa. Da, e se sentite dei rumori e delle io vivo vicino all'autostrada, quindi qua passa qualche macchina con qualche fulminato. Questa qua in teoria dovrebbe ridurre un po' la secrezione, ma guardate che interessante, a parte le scatolette, che 1,29 euro, prezzo di mercato e di offerta, perché c'era messo lì 1,49 euro, ma la ragazza l'ha casamento, no, è in promozione adesso. Guardate il concept, fialetta in vetro, e poi aspettate, ovviamente che c'è dentro anche le spiegazioni da mettere. Rompete il beccuccio, mettete qua, chiudete, salvate e avete la fialetta. Cioè, se non volete utilizzare tutta la fialetta, giusto con poche gocce. Cioè, ragazzi, un concept bellissimo, pulito, Royal Beauty, complimenti. Poi, e non ho dubbi che il siero non sia buono. E poi ho preso anche quello con la vitamina C, sempre con niacinamide, che contrasta i radicali liberi, aiuta a uniformizzare l'incarnato e attenua le macchie. Io ho in fissa con le macchie, per le macchie l'ho preso più che altro, e ne ho presi due. Poi mi sono presa una pinzetta. Hanno varie tipologie di pinzette. Poi dal stand di Pupa ho visto questi ombretti liquidi, non so se sono nuovi però a me mi ha attirato solo questo colore. D'altronde mancavano anche un po' di colori, non è a un costo così tanto basso, però essendo un ombretto liquido di quello che tu, ma guardate che bello, mi è piaciuto molto questo colore, me lo sono preso. Poi siccome io adoro i rossetti di L'Oreal, ho preso il numero 600, questi qua della linea Matte. Eccolo qui, ce l'ho qua, swatchato, mi piace tanto. E poi volevo provare anche il nuovo mascara di Astra, quello che è uscito da un po', il Subliminal. No, non lo apro perché ce ne ho aperti, ma chi lo conosce. Ah, anche ditemi se qualcuno di voi l'ha provato già e come vi trovate come mascara, perché a me mascara di Astra non tutti, ma alcuni piacciono. E poi ho preso anche questo che dovrebbe essere in variante waterproof, sempre della linea Subliminal. Ora io non lo so, qua c'è scritto Atomic Volume, lì dallo stand avevo visto che c'era scritto Waterproof, non lo so. Se la variante viola è waterproof e ce l'avete, fatemi sapere sempre nei commenti. Attendo le vostre domande, i vostri commenti, i vostri consigli. E che vi devo dire? Vi mando un bacio grosso e noi ci vediamo alla prossima. Ragazze, buongiorno e ben ritrovate qui, benvenute. Volevo farvi vedere e segnalare tre matite labbra di Kiko, di
della collezione Smart, le mie preferite per i rossetti marroni, sui toni di marroni, di nude marrone. Perché una di voi mi aveva chiesto che numero è della matita che indossavo, e il rossetto ovviamente all'epoca. Io avevo il numero 303 di matita, però adesso andando da Kiko, perché quella è quasi finita, ho notato che hanno cambiato la numerazione, quindi non è più 30, 303 ma 33. Quindi sono andata oggi e ho preso tre matite, sono qui, vabbè qua non fate caso che 303 è questa, sì, eccola qui, poi quindi è 33, poi 30, 31 che l'ho presa oggi, questa qui. È più scura, e poi un'altra delle mie preferite è 34, che all'epoca fu 30, 30, 304, e invece è 34, questa qua. Ecco, tutto qua. Volevo farvi solo notare queste qui. Adesso hanno un costo di 3,99 euro. La collezione Smart è quella nera e credo che fanno parte della gamma permanente, se non nero, non dirò una cavolata. Un'altra cosa, come info, magari lo sapete già, ma io l'ho scoperto oggi. Siccome adesso ci sono i saldi, i giorni scorsi volevo entrare sul app, e l'app non funziona più. Siccome oggi sono andata al negozio, ho chiesto alla mia amica, che tra l'altro come sa, ma è anche un'amica, e mi ha detto che posso già cancellare l'app, che non andrà più. Quindi, se volete in futuro fare gli acquisti su sito online, non dall'app ma sul loro sito, Kiko Milano, se avete il vostro profilo, fate accendere al vostro profilo con le vostre credenziali, e da lì potete utilizzare col vostro profilo gli sconti e tutto quello che c'è. Quindi la possiamo già cancellare. Questa era come una notizia così di magari lo sapete già, io l'ho saputo oggi per sicuro 100%, e spero che vi sono stata utile per i colori delle matite. Noi ci vediamo presto.